Due organizzazioni che favorivano l'immigrazione clandestina, oggetto di un'indagine condotta in Calabria che ha portato a due arresti, ce ne parla Carla Monaco. Tre migranti fermati e denunciati, costretti a rinunciare all'asilo politico e ad andare via. Parlano di loro Rashida Lebkac e Irene Crocino davanti alla questura di Crotone. Sanno che la polizia sta indagando, meglio comunicare via mail, i telefoni potrebbero essere intercettati, dice l'avvocata alla straniera. Le due fanno parte di uno dei due sodalizi con ramificazioni in Italia e all'estero che favorivano l'immigrazione clandestina. Le ha scoperte la squadra mobile di Crotone con l'aiuto dei colleghi di Mezza Italia. Sono 24 le persone arrestate stamattina, 15 in carcere e 9 ai domiciliari, con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, falsità ideologica, corruzione. Gli indagati sono una novantina, tra le persone coinvolte 5 avvocati del foro di Crotone, 2 agenti di polizia dell'ufficio immigrazione della questura, 1 della polizia locale, 1 dipendente della prefettura. Avrebbero aiutato a preparare documenti falsi con tanto di residenze e assunzioni taroccate per richiedenti asilo curdi e iracheni. L'obiettivo era ottenere un permesso di soggiorno che garantisse piena libertà di movimento senza averne diritto, e per raggiungerlo i migranti erano disposti a pagare.